Dunque, sono le 11:01. Buongiorno da Pianeta Oggi TV, dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV, ai microfoni Massimo Bonella, la regia centrale a Treviso c'è Rosario Moreno. Dunque, il notiziario della domenica mattina, Ecomondo 2000. Iniziamo subito con la notizia in primo piano, andiamo in Crimea, che c'è il voto per la secessione, quindi sono state aperte le urne. 1,5 milioni di cittadini della provincia ucraina di Crimea sono chiamati oggi a pronunciarsi sul referendum per l'unione formale della Crimea con la Federazione Russa. Considerato che la penisola è popolata maggiormente da russi, il risultato appare scontato. I cittadini potranno scegliere solo fra due opzioni: entrare a far parte della federazione o il ritorno a uno statuto del 1992 mai applicato, che prevede una forte autonomia da Kiev. Possibilità che venga mantenuto lo status non fa parte dei quesiti referendari. 50 gli osservatori internazionali che seguiranno le operazioni di voto. Sempre rimaniamo in Ucraina con questa notizia in primo piano. Spero che Kiev accetti l'esito del referendum, che è legittimo e sarà trasparente. Siamo pronti a tutto, lo ha detto il premier della Crimea. Con il voto della Russia e l'astensione cinese è stata bocciata la risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza dell'ONU a favore della risoluzione di altri 13 paesi membri del Consiglio. La Russia dovrà rispondere delle sue azioni e potrebbe subire un isolamento economico e diplomatico, lo ha detto l'ambasciatore USA all'ONU. Quello ucraino dice: il mio paese è pronto a difendersi. Nuove misure contro gli aggressori. Dunque, la scorsa settimana, da Pandora TV, la nuova televisione online, Giulietto Chiesa affermava quanto segue. Voglio intervenire qui sulla bufala secondo cui i russi avrebbero mandato truppe in Crimea. Più che una bufala, è un certificato di ignoranza. I militari russi in Crimea c'erano già e ci sono, ma non mandati da Mosca. Adesso, bensì, come effetto di un accordo tra Russia e Ucraina, siglato fin dal momento della fine dell'Unione Sovietica. Dunque ci sono legittimamente in base ad un trattato internazionale. I militari russi sono in Crimea perché a Sebastopoli c'è una base militare russa e c'è il porto strategico russo. Mettere in giro, prosegue Giulietto Chiesa, la voce che Putin avrebbe mandato i carri armati è una ignobile falsità. Chi la usa si squalifica automaticamente. Ma potete stare certi che tutti i giornali e le televisioni del mainstream diranno proprio questo, e tutte le televisioni diranno proprio questa scemenza. Quindi, da quello che riusciamo a capire, c'è un inganno mediatico, e quindi vedremo di fare anche ulteriori approfondimenti anche con la trasmissione Pianeta Oggi Reporter. Veniamo ad un'altra notizia che tiene spazio nei primi piani dei vari telegiornali anche nazionali. Dunque, l'aereo scomparso. L'India intanto sospende le ricerche. Ha sospeso dunque le operazioni di ricerca dell'aereo scomparso della Malaysia Airlines su richiesta del governo malesiano. Kuala Lumpur vuole mettere a punto una nuova strategia, ha spiegato la televisione internazionale satellitare ZTV, dando la notizia. Nella giornata di ieri il premier della Malesia, Ratchak, ha spiegato la scomparsa dell'aereo con un'azione deliberata a bordo del Boeing, pur non confermando un dirottamento. Dunque, vediamo se ci sono altre notizie su questa cosa. Sì, perquisite le case del pilota e copilota. Dal primo, cioè del pilota, è stato trovato un simulatore di volo. Indagini su persone che avrebbero avuto accesso ai comandi. Quindi questa è una notizia in evoluzione, notizia in corso. Veniamo ora alla pagina verde, riprendiamo una notizia che fa veramente riflettere: l'inquinamento record in Cina, che sta provocando gli stessi effetti di quel che avrebbe con un inverno nucleare. Vediamo di capire un attimo. Allora, inquinamento tremendo in Cina, tanto pericoloso da impedire la fotosintesi clorofilliana. Ciò andrebbe a influire sulla produzione di cibo, generando una serie di eventi che assomiglierebbero moltissimo all'idea di un inverno nucleare. L'inquinamento ha raggiunto livelli record. Non si va a scuola, non si può uscire senza mascherina di protezione, l'aria è letteralmente irrespirabile e milioni di cittadini cinesi cominciano ad ammalarsi
repentinamente dalle più disparate malattie respiratorie, specie nelle province meridionali. Dunque, vediamo di approfondire. Il problema della cappa di smog in Cina è diventato urgentissimo da risolvere in quanto spesso e volentieri vengono superate le soglie stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di 6 o 7 volte, pensate. La Cina è un paese di fortissima via di espansione, ma la salute dei cittadini che contribuiscono allo sviluppo di tale economia forse non interessa molto a chi detiene il potere. Pensate che l'OMS, ha stabilità a 25 microgrammi per metro cubo di polveri sottili, mentre martedì a Pechino è stato raggiunto un valore 20 volte superiore. E qui fa veramente riflettere. Tutto questo perché l'uomo di questo pianeta non ha mai scelto le energie della vita, cioè ad esempio il sole e altre cose ancora. Ci sono dei studi molto avanzati, studi anche per convertire i vari motori delle automobili in sistemi non inquinanti, motori elettrici, ma non solo. E tutta questa cosa qua, siccome non c'è da poter guadagnare, allora la si elimina e si va avanti con le energie che io le chiamo della morte. Ecco l'esempio che abbiamo appena citato in questa news dalla Cina. Non importa se la gente crepa o i figli o i nipoti, l'importante è poter avere soldi. L'importante sono i soldi, in primissimo piano sono i soldi, questo è il punto. Andiamo avanti adesso con una notizia locale, Mestre. Vi informo, dice l'associazione Storia Mestre, in collaborazione con gli itinerari educativi del comune di Venezia, che ha organizzato per martedì 18 marzo dalle 16:30 alle 19 al quarto piano del Candiani, due incontri su guerra mondiale, racconti nazionali. La prima guerra mondiale nei libri di storia, che intendono mettere a fuoco e discutere i modi con cui un evento mondiale ha dato luogo a differenti memorie nazionali nei diversi paesi europei, in particolare attraverso i racconti e le interpretazioni proposte dai manuali e dalle letture per la scuola. Vediamo se anche il Pianeta Oggi TV potrà, compatibilmente con gli orari, essere presente per un servizio. Ricordiamo che anche la città di Mestre è stata bombardata, soprattutto la parte sud della stazione ferroviaria, via Piave, e quindi tutta la zona del corso che all'epoca non c'era, il corso del popolo, o era appena stato costruito. Dunque, vediamo se abbiamo una notizia dell'ultima ora. No, non abbiamo nulla. Vediamo dunque di entrare nella nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net, vediamo quali sono le notizie in primo piano, diamo uno sguardo. Dunque, in primissimo abbiamo l'esclusiva nazionale al telegiornale Pandora TV RT Russian Today con Giulietto Chiesa. C'è appunto questa esclusiva, vi invito a cliccare e andare a vedere appunto co di cosa si tratta, sempre comunque riferito al discorso della Crimea. Poi c'è un articolo, il processo trattativa Stato-mafia, l'udienza dell'11 marzo 2014. Poi si prosegue, c'è un altro articolo tratto sempre da antimafia2000.com, l'ultima rivelazione di Irina, telecomando nel citofono, Borsellino azionò la sua bomba, e qui ci saranno appunto degli approfondimenti prossimamente anche da parte del nostro settimanale. Poi abbiamo una serie di video, grazie al collaboratore Nicola Alberi di Torino, dove a Milano c'è stata una conferenza con Giulietto Chiesa, un incontro che si è tenuto al centro Concetto Marche, marzo, siamo appunto sì, in questo mese, alcuni giorni fa, e ci sono tre video, che appunto c'è Giulietto Chiesa che parla, che spiega un po' il problema della crisi e non solo, anche con riferimenti a quello che sta succedendo in Crimea, modera l'incontro Margherita Furlan di Alternativa. A seguire c'è appunto la notizia che abbiamo appena dato del Comitato Allagati di Fabbro Veneto, insieme a Storia Mestre, che ricordava l'incontro del 18 marzo alle ore 16:30 al Candiani di Mestre. E poi abbiamo una notizia locale di Montepulciano, noi ci occupiamo anche di quella zona, la Valdichiana Val d'Orcia. Poi seguire una serie di telegiornali di Pandora TV sperimentali, e questa è dunque la home page. Vediamo prima di chiudere se abbiamo ancora una notizia dell'ultimo minuto. Vediamo se riusciamo. Sì,
Abbiamo Sebastopoli, tratta estrapoliamo brevemente dal televideo, che ci dice che ci sono lunghe code ai seggi in Crimea, dove circa 1,5 milioni di elettori si esprimono sulla secessione dall'Ucraina. Dunque, proseguiamo a Sebastopoli, capitale storica della regione e oggi città a statuto speciale, sede della flotta russa del Mar Nero. L'esito del voto sembra dato per scontato. Altoparlanti diffondono l'inno nazionale russo e le bandiere della federazione sventolano sui palazzi. Ecco, dunque, questa è un po' la situazione. Vedremo nel corso della giornata cosa succederà. Io direi dunque di chiudere qui il nostro giornale radio della domenica mattina, Ecomondo 2000. In studio ai microfoni, Massimo Bonella, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Vi do appuntamento anche alle prossime repliche che andranno in onda ogni ora. Rimetto la parola, la linea anzi, alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno, per il proseguo della programmazione musicale di Science Web Network da Treviso. A voi tutti, buon proseguimento. Appuntamento a mercoledì con spazio aperto alle 18:30. Buona giornata.